E salve a tutti ragazzi e ben ritrovati nella Nord-Est End per una delle ultime volte perché penso che sia ormai giunta l'ora di salutare Farming 22 e per me è giunta l'ora anche di salutare la Nord-Est End. Vorrei partire con ringraziare alcune persone della collaborazione che mi hanno dato all'interno di questa mappa qui. Probabilmente non le ho, forse loro sanno, ma gli altri no. Ringraziate abbastanza, però in ogni caso, ultimamente sto pensando a quello che è il futuro un po' del canale e non solo, anche il mio futuro come modder o come persona all'interno dei social e di YouTube e nel tutta quanta la parte, insomma. Di Farming Simulator Italia, insomma, perché bene o male questa mappa qui è stata sì criticata, ma barra utilizzata da parecchie persone e moltissime persone mi hanno detto perché non la riporti nel 25, perché non tante cose. Devo partire dal principio, dal mio principio che è il migliorarmi man mano, il migliorare me stesso come persona, ma anche quello che faccio. Ovviamente le mod, secondo me, parto dal presupposto di giocatore barra modder, più giocatore che modder, ma penso che le mappe, o le mappe, scusatemi, le mod che vengono fatte per se stessi sono le migliori perché per primi fai le mod per te. Quindi fatto sta che sto pensando un po' a come portare avanti il canale, portare avanti il mio percorso in Farming 25, perché ovviamente anche lì dovrò vedere un attimo come portare avanti il canale, perché per i primi mesi come al solito non si avranno mappe e di certo non ne avrò una mia, né fatta da me, né una simile a quella che ho adesso, che devo ringraziare tante persone perché tutto questo sia stato possibile. Ho già iniziato a parlare con il mio caro socio ormai, Zio Ficus, su una possibilità di creare qualcosa di nuovo. Entrambi però non vogliamo impegnarci troppo dal punto di vista di tempo, soprattutto, che non lascia sempre scelta di poter fare un po' quello che si vuole. Il tempo purtroppo è sempre poco, il tempo è solitamente toglierlo a altre cose. Viene avanti l'inverno, quindi magari ci si ha più tempo, diciamo le giornate sono un po' più noiose, quindi si può pensare a quello che sarà una futura mappa, potrebbe essere. Molte volte ho pensato di andare a convertire questa, sarà un bel punto di domanda anche perché con le ultime schede informative che hanno fatto vedere anche il riso. Secondo il mio punto di vista, bisognerebbe riavere una base nuova dentro Giants Editor, quindi non penso di poter convertire questa, anche perché vorrei cambiare tante cose. Il mio stile è questo, ovviamente. Penserò a qualcosa di nuovo, sicuro, che verrà pubblicata non sarà sicuro. Questo è una di quelle cose che ne abbiamo già parlato, io e Zio Ficus, su cosa fare, perché gli ho chiesto ovviamente se hai voglia, gli ho chiesto ovviamente a me serve un aiuto da una persona almeno. Lui è stato una di quelle persone che dentro qui, tra parentesi dentro qui, all'interno del progetto mod della mappa è stata una di quelle persone più presenti, senza nulla togliere da chi mi ha aiutato lo stesso. Gli altri due autori, ovviamente io, che la pensano un po' come me, nel senso che fare un'altra mappa è un po' una cosa un po' lunga, quindi spero di contare su Zio Ficus se mai avrò il tempo e la voglia di mettermi di nuovo a fare una mappa nuova. Questo però ovviamente ne abbiamo già parlato nel punto di vista di pubblicarla, che potrebbe non essere pubblicata e aver fatto soltanto un lavoro per noi. Questo anche per non avere persone che ci corrono dietro tramite i social e
Questo è stato un po' il punto negativo, insomma, di quando è stata fatta la mappa, ma un po' c'eravamo già, io mi ero già preparato da questo punto di vista. Chiuso questo discorso qui di preambolo e un po' di malinconia dal punto di vista di lasciare un po' la mia mappa, perché in sostanza è la mia mappa, proprio detta così terra terra, è stata quella mappa che è stata. Quel gameplay che mi ha fatto un po' partire sia sui social che su YouTube che su Instagram che su tutto il resto. Se mai farò un'altra mappa sarà sorpresa, quindi per chi si è lamentato che questa è uscita così senza nessun preavviso, robe strane, e si succederà di nuovo, se mai dovesse succedere. Anzi, questa volta proprio non farò neanche qualche post su Instagram, proprio cercherò di far vedere il meno possibile, ma comunque chiudendo questa parentesi e portando avanti un po' quello che ho fatto dall'ultima volta che... avevo fatto qualche gioco, comunque un video ormai un mese e mezzo, forse 2 fa. Ho venduto tutti gli animali. Ho già iniziato un po' a togliere un po' tutti quanti quelle cose da vendere prima di chiudere completamente questo gameplay, questo salvataggio. Ho iniziato già a vendere tutta quanta la parte di medica, quindi ho già venduto un po' di balle, ne devo vendere altre e amen e così sia. Ho venduto tutto quanto l'insilato, forse è rimasto un po' là, ma chi se ne frega. Ho il biogas pieno, quindi adesso inizierò un po' a smaltire tutto il digestato che c'è dentro lì. Devo buttare via un po' di roba liquida qua, perché ho visto che quello il separato si può vendere, quindi quasi quasi vendo anche quello. E a dopo, ovviamente, ci sarà tutta quanta la parte di ultimi raccolti e vendita tutte insieme tramite il famoso, tra virgolette, commerciante, così porto via tutto in un colpo solo e penso a novembre di chiudere completamente l'annata agraria e anche il gameplay, che sarà l'ultimo video, penso a fine ottobre, anche perché ho in previsione entro fine mese, entro l'uscita di Farming 25, che siamo ormai agli sgoccioli, di sistemarmi un po' il PC, quindi dovrò cambiare qualche SSD e un SSD, quindi perderò penso i salvataggi, quindi meglio finirlo così sul vecchio computer. Io stavo raccogliendo un po' di stavo raccogliendo l'uva, che tra l'altro mi sono accorto che mi sono dimenticato di fare la seconda fertilizzazione, quindi non avremo chissà che grosso, ecco, si guadagno, ma comunque non è un grosso problema. Ho già iniziato, avevo preso tipo 200.000 euro sulla parte di vendita delle bestie e della medica, quindi ho già iniziato un po' a rimuovere il debito. Infatti siamo a 400.000 euro, ma penso che con la vendita di tutti quanti i prodotti che ho dentro nei silos e del mais, penso, non 400.000 euro, ma penso di arrivare sui 150-180 mila, butta via metà del debito, il resto è un macchinario. Vendo la trebbia e ho ripreso praticamente completamente il debito. Detto ciò, che così adesso continuiamo un pochettino qua, che è quello che stavo facendo, che così chiudiamo anche un po' questo capitolo. Spero che anche nel prossimo ci sia un po' una vigna fatta un po' meglio. Ma dubito fortemente, come al solito. Farming, cioè Giants, è fatto così e quindi vedremo anche cosa ha fatto nel 22. Per questo anche non mi sbilancio su una futura mappa o un futuro bobabà qualcosa di nuovo gameplay, eccetera. Perché effettivamente ad oggi, viste la mappa almeno asiatica, non saprei dove andare a parare se dovessi iniziare di nuovo un nuovo gameplay. Un nuovo salvataggio alla mia maniera, un po' complicata. Spero in una mappa americana decente o in un'altra mappa, quindi una terza mappa, un po' come hanno fatto nel 22, sì, che avevano fatto due europee e una, sì, quella alpina europea, quindi la francese, e quella americana, spero, in un'europea di qualsiasi genere in cui possa iniziare almeno un minimo di gameplay un po' serio, poi dopo ovviamente, come ben sapete, senza mod è sempre un po' complicato. Allora, vediamo un attimo di riuscire ad uscire da sto filare qua, bene.
Vediamo un attimo poi anche come concludere il Farming 22, nel senso che la mia idea, adesso ve l'avevo già spiegata un po', è di vendere i mezzi e poter poi con il... Ops, devo ampliare un po' di più. Ok. E poi con la vendita, con i soldi che mi rimangono dalla vendita dei campi, che anche lì, tra parentesi, farò un po' un su e su perché... Penso che arrivino ai 2 milioni di euro soltanto con i campi, pensando che poi un'azienda come quella che è nella mia mappa, quindi col biogas, con due stalle, eccetera, eccetera, penso che 157 mila euro di terreno non siano sufficienti, almeno un milioncino penso arrivi nella realtà. Quindi anche lì dovrò fare un po' una media, nel senso che non volevo proprio arrivare ad avere un sacco di soldi per poi iniziare una partita che è già, diciamo, senza debiti, senza nessun grosso problema. Un po' di avventura ci sta sempre, un po' di realtà ci sta sempre. Fatto sta che bisogna aspettare il 25. Purtroppo ho visto un po' il sistema del riso che hanno messo fuori questa settimana qua. Non è male. Nel senso che hanno fatto un buon sistema, come con le vigne hai la possibilità di disegnarti il campo, di vedere fin dove far in modo che l'acqua vada dentro nel campo e qualche cavolatina, qualche cosettina carina l'hanno fatta, bisogna dire così, sì. E soprattutto ho letto della simulazione come si dice, dell'acqua. Che se tu non la tieni controllata giornalmente potrebbero morire le piante. Questa cosa qua è una cosa abbastanza interessante, ma soprattutto vera. E poi che man mano che la coltura continua ad accrescere, ho visto che dovrebbe diminuire l'acqua finché si asciuga ed è pronta per la raccolta. Questo è, almeno l'hanno fatto bene. Hanno fatto bene anche il sistema che la pompa si ferma automaticamente e questo penso che sia una cosa giusta perché ovviamente non tutti quanti sappiamo, non tutti i giocatori sanno quando l'acqua ci sta dentro e poi dopo farming ovviamente non può essere preciso come nella realtà e con tutte quante le varie sfaccettature della realtà. E questo comunque hanno fatto un bel lavoro. Altra cosa che hanno fatto due tipi di riso, quello che vai a trapiantare, che sicuramente non in Italia si fa, quindi noi facciamo il classico riso da semina. Ovviamente poi spero che anche in una futura mappa, io pensavo e penso ancora di mettere magari qualche risaia, anche perché zona Caorle so che c'è qualcuno che fa riso, quindi comunque nella mia zona circa, o quello che è la Nord-Est End dove è stata creata. Se mai si potesse convertire, ma sarà secondo me è peggio convertire una mappa che farne una nuova, però questa è una mia visione. Spero che si possa, insomma, possa io metterla dentro come features in più, insomma, anche perché so che tante persone hanno realtà simili vicino a casa e quindi spero, insomma, di accontentare un po' tutti e sì. Anche per avere una cultura in più che non fa mai male. Non si sa ancora niente sul vigneto, ma ho false speranze che abbiano implementato qualcosina in più. Spero almeno una trainata. Spero in una trainata. Spero in qualche trattore nuovo da vigneto, ma ho tante speranze io che secondo me non succederanno mai, nel senso che rimarrà sempre la stessa cosa di farmi 22 e basta e così sia. Che anche lì vi dirò, potevano crearlo meglio, potevano un po', ecco, portare qualcosa di nuovo, però finché non ne uscirà qualcosa di simile sul vigneto, sull'uliveto, non mi posso, sì, non posso dire niente, non posso essere sicuro di quello che dico, quindi lasceremo al futuro, il futuro si vedrà cosa hanno voluto creare. Sono fiducioso nel 25, ve lo dico sinceramente.
Quindi devo rifare un po' anche il PC perché ormai questo qui è arrivato un po' al non al limite, perché alla fin fine potrebbe girerebbe benissimo lo stesso, solo che facendo video ho visto che avendo Streamlab attivo eccetera eccetera, secondo me non tira più abbastanza, ecco. Sì, sarebbe un po' troppo tirato col per il collo, ecco. Quindi adesso vedrò un attimo, nulla di esagerato, anche perché alla fine mettere su un processore enorme su un computer che alla fine poi farming, utilizzandolo principalmente per farming, gli servirebbe una scheda video. Quindi sì, non ne vale la pena, mi basterebbe avere un processore migliore di quello che ho. Perché alla fine penso di mettere su un Ryzen 5 di ultima generazione. Avrei risolto tranquillamente il problema, 32 giga di DDR5, e penso di aver risolto molti problemi di velocità barra comunque ottimizzazione anche nei giochi, perché alla fine mi sono fatto un po' di un giro e metto su un Ryzen 7 o un Intel i7, non so quanto senso abbia, nel senso che tanto dovrei cambiare la scheda del video, quindi non ha molto senso. Oltre a questo, stavo pensando. Ho sbagliato tasto, ok. Stavo pensando anche di portare un po' di video diversi in un futuro sul canale. Adesso vedrò un attimo come cosa portare e cosa fare, perché vorrei portare altri giochi. Non vorrei portare solamente farming, che giustamente annoia, annoia nel senso. Per quanto mi piace, a volte la sera vorrei giocare ad altro, tutto qua. Potrei portare qualche altro gameplay o comunque qualche live, mi piacerebbe tornare a fare qualche live. Adesso sto un po' studiando dentro la mia testa di voler fare qualcosa di nuovo. Con il nuovo anno, con il nuovo farming, con qualcosa di diverso, ecco, insomma. Di persone con cui collaborare ne ho. Spero di poter collaborare con altre persone anche per una mappa futura, quindi di avere un pochettino più di mano, soprattutto per quello che non so fare io, che è praticamente modellare, purtroppo. Anche lì ci vuole tempo, e a volte il tempo non c'è per imparare, per capire, per farsi insegnare. Quindi sì, purtroppo è una mia pecca, se vogliamo dire così, è una mia pecca di non saper farlo. Io comunque adesso finisco un po' qua, devo raccogliere un po' tutto e penso che ci vediamo per fine mese, perché dopo penso che dal 12, adesso non mi sembra che sia venerdì 12, se non ricordo male, immagino di... No, in realtà è martedì 12, quindi poi penso il fine settimana di riuscire a fare un video, o penso di fare un video non lo so quando, un po' di presentazione di farmi 25, ma penso di voler farlo verso il fine settimana. Un po' più calma, un pochino anche perché me lo devo studiare per non dire qualche cavolata come tanti che provano i giochi così giusto per provarli, perché la moda è il momento. Io rimango sempre la mia persona per quello che sono. Fatto sta che io vi saluto, vi aspetto in un prossimo video, nella mia mappa penso che sia a fine mese, un po' per chiusura, un po' per chiudere un po' la mappa, per ringraziare quello che è stato insieme. Noi penso che ci vediamo nel prossimo video, forse in Polonia. Ciao ciao!